Cari lettori di Difesa Online, benvenuti a una nuova intervista. Questa volta abbiamo l'onore e il piacere di avere la disponibilità della senatrice Stefania Pucciarelli, da pochi mesi sottosegretaria alla Difesa. Grazie intanto per il tempo e come si trova in questo nuovo incarico che si collega a una precedente esperienza, comunque era in Commissione Difesa. Intanto grazie per l'intervista. Sì, io ero membro della Commissione Difesa già dal 2018. All'epoca scelsi proprio di far parte di questa commissione, un po' per la provenienza dalla Spezia, in considerazione del fatto di una presenza importante della Marina Militare nel contesto spezzino, oltre che la presenza dell'arsenale militare e una piccola parte dell'aeronautica, sempre nel Golfo di La Spezia. E anche per un'appartenenza familiare, in quanto mio marito, ex pilota dell'aeronautica, cioè lui aveva partecipato all'Accademia, partecipato, era iscritto all'Accademia a Pozzuoli, e per alcuni familiari che comunque hanno avuto modo di essere nell'esercito. Per cui, ripeto, è una tradizione anche di famiglia, oltre che legata al territorio. Beh, da dire, quindi la Marina era spontanea, era naturale. Era naturale e direi che mi trovo in una realtà dove comunque rimangono vecchi valori, valori che oggi non troppo spesso si trovano nella società civile. Per cui ho trovato veramente un bell'ambiente dove il rispetto e i valori sono la parte predominante, e anche l'organizzazione. Questa è quella pubblica amministrazione che dovrebbe essere portata ad esempio, perché è una pubblica amministrazione che del funzionamento e della resilienza fa il suo vivere quotidiano, mettendo a fattor comune quelle che sono le proprie esperienze e cercando con poche risorse di portare a casa il maggior risultato possibile. Concordo pienamente, infatti i militari a volte vengono visti come qualcosa di estraneo, ma sono concittadini che fanno parte di una struttura dello Stato che funziona. Per fortuna che quelli che le vedono come qualcosa di strano sono pochi cittadini. Io penso che molti cittadini, a maggior ragione per quanto è stato l'impegno anche delle nostre forze armate nell'ambito del Covid, hanno visto la presenza dei militari come quella presenza rassicurante e quella presenza che garantiva un'organizzazione efficiente. E nel momento in cui è entrata in campo proprio la parte militare, in un primo momento magari il cittadino si è preoccupato perché ha capito che stava accadendo qualcosa di grave, ma allo stesso tempo, nel momento in cui ha visto la gestione della forza armata, in un primo momento per quanto riguarda la distribuzione del materiale, per poi arrivare alla parte dei tamponi, fino alla distribuzione e somministrazione dei vaccini, ha avuto quel supporto e quella visione di organizzazione efficiente di cui in quel momento c'era veramente bisogno. La presa in carico da parte di un militare dell'emergenza ha coinciso con il nuovo governo. Si aspettava o sperava in un'assimilazione per poter fare un passo avanti o in più rispetto alla precedente gestione? Io direi che lo speravo sicuramente. Dal mio punto di vista, forse abbiamo perso un anno e i risultati si sono visti subito, con fatti e poche parole, ma tanti fatti. Abbiamo visto il cambio di passo e abbiamo visto quello che si è riusciti a mettere a disposizione a tutta l'Italia, mantenendo però quello che erano comunque anche gli impegni internazionali, perché ricordiamoci che comunque le nostre forze armate sono impegnate in missioni internazionali, e le nostre forze armate attraverso la propria sanità devono provvedere anche alla salute dei militari all'estero. Per cui sono riusciti a rispondere in tutte le varie richieste a cui hanno dovuto far fronte, senza protestare, senza lamentarsi, testa bassa, e rispondere comunque prontamente alle richieste di emergenza ovunque esse arrivino. Sì, beh,
Ricordiamo però che la sanità militare stessa è stata messa in discussione fino a pochi anni fa. Devo dire, ci sono stati periodi in cui era meno sotto i riflettori e sì, era stata molto sottovalutata. Direi di sì, ahimè, forse è stato necessario vivere una pandemia come quella che abbiamo vissuto e comunque ancora oggi stiamo vivendo perché di fatto non è ancora stata debellata. E abbiamo visto anche in quel contesto quanto è stata importante la sanità militare, una sanità militare che ha inizialmente lavorato su quella che era la gestione dei primi pazienti ammalati di Covid, per poi concentrarsi su quello che era la parte dei tamponi, sull'esame dei tamponi, e tutt'oggi lavorano comunque su quella che è la ricerca delle varianti che si presentano di volta in volta. Un esempio, per esempio, il Celio, l'ospedale militare del Celio, che comunque ha avuto la possibilità di organizzare una struttura dedicata al Covid con 150 posti letto, un terzo di questi destinati alla parte della rianimazione. E con la possibilità di allestire strutture campali di rianimazione, perché io ho avuto modo di vedere all'interno del Celio una struttura montata con dei posti di rianimazione pienamente efficienti, per cui delle situazioni che potevano benissimo essere portate a supporto di quelle realtà che andavano comunque in difficoltà perché oramai con le rianimazioni occupate da pazienti. Bene, anche in questo contesto la sanità militare abbiamo visto che ha risposto, abbiamo visto che ha risposto prontamente, sempre al Celio è stato realizzato un reparto appositamente dedicato ai pazienti che sono usciti dal Covid con i postumi del Covid, perché oggi noi ci siamo affannati giustamente a salvare le vite, ma quei pazienti che comunque escono dalla rianimazione hanno dei postumi importanti che si portano avanti per dei mesi. Al Celio questa struttura va ad analizzare con della strumentazione particolare quelli che sono questi postumi che possono essere legati a un problema polmonare con una poca efficienza del polmone, che possono essere anche semplicemente dei postumi psicologici. Ebbene, in questo reparto si analizza quello che è la difficoltà che rimane a un paziente uscito dal Covid e si lavora miratamente per poter recuperare il paziente al 100%. Anche questo dovrebbe essere una situazione da ripetere in tutte le strutture della sanità civile, anche perché queste patologie sono patologie comunque che sono invalidanti. E Forse oggi a maggior ragione non si può parlare di non poter usufruire di una sanità militare, anzi, la sanità militare dovrebbe essere maggiormente finanziata, sviluppata, perché abbiamo visto quanto è importante nel supporto a quella che è la sanità civile. Io, per esempio, faccio riferimento alla Spezia. È appena stato siglato un accordo con l'azienda sanitaria locale proprio per avere medici militari nelle corsie del nostro ospedale. È un rapporto simbiotico che vale la pena sviluppare con tutti i mezzi disponibili possibili, perché, ripeto, ne ha bisogno l'intera nazione. sì, forse come ha detto lei, bisognava pensarci prima, in quanto per eccellenza il mondo militare e la sanità in particolare è quella che si espande in momenti di crisi e per i militari potrebbe essere in caso limite anche un conflitto e si contrae in periodi, quindi Esatto. l'anno scorso forse avrebbe dovuto essere. Tra l'altro, io ho avuto anche modo di visitare l'istituto farmaceutico che è a Firenze e anche in quel caso ho trovato un'eccellenza, anche perché ricordiamoci che lì c'è la produzione dei farmaci orfani, quei farmaci dove comunque le grandi compagnie farmaceutiche non hanno di fatto un ritorno economico e smettono di produrre determinati farmaci. Uno può essere quello legato alla SLA, patologie rarissime, e
ci sono questi farmaci che comunque vengono prodotti per garantire una vita normale a certi pazienti che altrimenti non potrebbero avere, ripeto, una vita normale. Un esempio che mi è stato portato a riferimento, che ho avuto modo di vedere poi oggetto di un articolo di stampa, di una signora che soffre di una forma di ittero che senza un farmaco ben preciso sarebbe stata, la sua vita sarebbe stata legata al dormire sotto una lampada tutte le notti, per cui lei al di là del proprio domicilio non poteva dormire da nessun'altra parte perché questa lampada è solamente presso il proprio domicilio. Ebbene, c'è questo farmaco che comunque produce solamente questo istituto che le garantisce invece di poter vivere una vita normale senza dover essere trattata con questa lampada. E questo istituto è un centro di riferimento anche a livello europeo, non solamente nazionale. Questo centro, che comunque questo istituto, che nella fase dell'emergenza, dove noi, questo che oggi lo diamo già forse per scontato, ricordiamoci che in un primo momento il disinfettante per le mani non lo trovavamo da nessuna parte perché era talmente richiesto che la produzione non era sufficiente a rispondere a quello che era richiesto in quel momento. Ebbene, l'istituto ha iniziato a produrre il gel per la disinfezione delle mani e con una produzione immediata di 3.000 litri al giorno. Per cui sono riusciti anche in quel contesto a riorganizzarsi e a modificare la propria produzione per rispondere a quella che era l'emergenza in quel momento. Ma parliamo che semplicemente quello che è il biocontenimento. E direi per fortuna che l'abbiamo comunque tenuta come capacità. Perché se noi non l'avessimo mantenuta, oggi noi non avremmo avuto la possibilità di trasferire dei pazienti italiani, dei cittadini italiani che inizialmente si erano ammalati di Covid in Cina e grazie alla barella di biocontenimento e grazie ai mezzi della Marina Militare, Dell'aeronautica in questo caso. dell'Aeronautica Militare che sono andati a Wuhan, abbiamo fatto il trasferimento di cittadini italiani ammalati di Covid in barella di contenimento, con una parte però di aereo in presenza di cittadini sani, con il personale destinato però al paziente ammalato. Ebbene, in questi trasferimenti non c'è stato un caso di contagio dovuto al trasferimento. Questa capacità è stata vitale per tante persone, per cui a volte bisogna soffermarsi e dire su determinate questioni e su determinati temi che sono quelli che riguardano l'interesse nazionale, la salute nazionale, la sicurezza nazionale, non possiamo far conto, non possiamo andare dietro a quelli che sono i conti legati al bilancio, dobbiamo guardare quello che è l'interesse nostro della nostra nazione. Abbiamo visto anche con le mascherine, perché noi abbiamo avuto la carenza di mascherine, delle banali mascherine che costano pochi centesimi. Noi, in un bel momento preciso della pandemia, eravamo dipendenti da uno stato straniero per avere la fornitura di mascherine per salvare la nostra gente. Ecco, il Covid ci dovrebbe riportare ad analizzare quanto è accaduto in una prima fase dell'emergenza e capire che è vero, dobbiamo fare i conti per far quadrare il bilancio, ma il bilancio deve comunque tener conto di quello che è l'interesse nazionale che riguarda appunto l'indipendenza per poter avere la vita garantita ai propri cittadini. E Sì. su questo dovremmo ripartire perché non vorrei che una volta passata l'emergenza ci dimenticassimo di tutto. In realtà dobbiamo partire da quello che non ha funzionato e ritarare quelle che sono le scelte per il futuro. Nella storia d'Italia è avvenuto tante volte, credo che questa volta sarà difficile poter tornare indietro, dimenticare le lezioni apprese. Prima ha citato il chimico farmaceutico di Firenze, anche lo stesso era stato messo in discussione, c'è chi pensava di chiuderlo. D'altra parte la produzione era limitata ad articoli anche come i cordialini o altro, devo dire Sì, che era è stato. diciamo, una definizione molto riduttiva rispetto a quello che invece è in realtà questo istituto e rispetto a quello che può essere invece la potenzialità dell'istituto stesso. Di per sé c'è in atto comunque l'elaborazione della possibilità di produrre
produrre direttamente vaccini attraverso degli accordi che sono in fase di valutazione. Per cui, ripeto, anche sul tema vaccini ci sarebbe da rivedere un pochino questa dipendenza che noi abbiamo con delle case farmaceutiche che comunque magari sono in uno stato rispetto a un altro, e vedere se invece vale la pena investire per anche in quel contesto essere autonomi e Forze armate fanno anche altro, diciamo come primo compito dovrebbe essere quello dell'utilizzo della forza appunto da parte di un paese, sono anche uno degli aspetti che caratterizza l'indipendenza di una nazione. Ha assistito e ha seguito il ritorno della nostra portaerei, il Cavour, dagli Stati Uniti con la certificazione Ready for Operations per gli F-35B. Un passo importante per la nostra Marina. Com'è stata la visita poi al ritorno? Insomma, è sempre un'emozione. Beh, direi di sì, che è sempre un'emozione. Ho richiesto di poter andare a Taranto ad accogliere il rientro della Cavour e sono andata il 30 di aprile proprio per ringraziare con la mia presenza e testimoniare proprio la vicinanza del governo e della difesa tutta, gli uomini e le donne che erano imbarcati su nave Cavour. E di fatto anche in quel contesto, ricordiamoci che l'equipaggio era partito agli inizi di gennaio, e proviamo anche ad immedesimarci in quello che era lo stato d'animo dell'equipaggio partito a gennaio, comunque in fase di pandemia. Normalmente la preoccupazione è per chi rimane a casa rispetto al proprio caro che parte per una missione, in questo caso invece è stato l'inverso, perché era il personale imbarcato preoccupato per chi lasciava casa in una fase comunque di pandemia in atto. E non è stata una bella situazione, ma anche in quel contesto la Marina è stata quella grande famiglia che si è presa cura sia di chi partiva che di chi rimaneva a casa. Marina Skype, diciamo anche i collegamenti. Per quanto riguarda la parte del personale a bordo, è stato comunque sperimentato un sistema che ha consentito la messa in sicurezza in bolla di tutto l'equipaggio. E di fatto non ci sono stati casi di contagio, e come le persone rimaste a casa, laddove vi fossero state delle emergenze legate appunto al Covid, c'era comunque qualcuno che provvedeva a loro. Di fatto anche in questo contesto la Marina ha risposto nel migliore dei modi a quella che è stata questa richiesta. L'importanza di questa operazione è proprio nell'importanza strategica di essere dotati di una portaerei con questi mezzi a bordo, per cui non è soltanto avere la portaerei, è proprio il grado di superiorità che ti ne consegue nell'averla con questi mezzi questi aerei di quinta generazione in dotazione. Ricordiamoci che la portaerei di fatto ha due funzioni: uno, l'operatività legata comunque alla possibilità di spostamento che il mezzo navale ha, per cui può arrivare in ogni scenario, in ogni parte del mondo con il mezzo a bordo, ma anche quello che è comunque la parte di messaggio diplomatico che può arrivare attraverso l'utilizzo della portaerei, perché abbiamo visto anche in passato che il mezzo può essere utilizzato anche per le situazioni di emergenza. Ricordiamoci anche quando si è verificato il terremoto ad Haiti, che abbiamo inviato la nostra portaerei per soccorrere le persone. Per cui è un bel messaggio che passa della nostra nazione, un messaggio importante di come ci poniamo nei confronti anche delle altre nazioni, anche perché la capacità portaerei non tantissime nazioni ce l'hanno, per cui l'abbiamo, teniamocela stretta e cerchiamo di portare velocemente a compimento quello che è tutto l'iter
fino ad arrivare ad avere tutti i mezzi, gli F-35 a bordo. Ottimo, speriamo, anche perché poi alla fine la forza di un esercito la fa molto i politici alle spalle, quindi sarà suo compito ed è suo compito comunque supportare i nostri uomini sempre in qualsiasi attività. E tra le deleghe ha anche quella per il demanio. E negli ultimi anni, insomma, ogni tanto capitano incidenti in poligoni durante, ricordando tempi del militare, ho scoperto che molti poligoni sono stati ridotti drasticamente quando parallelamente la gittata di molti sistemi d'arma è aumentata. È un problema che si può affrontare, perché poi politicamente sono sempre i militari che scocciano con queste attività, però si comprime sempre qualcosa che è fondamentale per l'addestramento, che purtroppo forse oggi è messo troppo in secondo piano ed è, come sottolineava un generale che ho intervistato recentemente, un mezzo si può comprare in pochi anni, le capacità e l'addestramento non si recuperano altrettanto in fretta. Io direi che anche in questo contesto la difesa comunque ha un approccio differente rispetto magari a diversi anni fa, in cui la difesa era difesa e i territori magari non avevano questo ascolto, come invece c'è oggi. Oggi comunque è nato un dialogo dove comunque ci sono le richieste dei territori di poter riavere pezzi di magari di paradisi che sono stati destinati a un utilizzo che può essere un utilizzo militare. E tra questo c'è anche la questione che riguarda i poligoni. Diverse aree comunque sono state dismesse, altre sono in dismissione e comunque oggi si va verso l'utilizzo di simulatori e per cui diciamo molto avviene anche attraverso il simulatore e su questo la difesa sta lavorando e sta lavorando comunque anche nei poligoni che sono rimasti per arrivare a un compromesso ecologico perché dobbiamo anche far conto con quello che è la tutela dell'ambiente e sicuramente le politiche di una volta oggi non avvengono più, laddove comunque insistono poligoni, comunque deve essere affrontato il tutto con il rispetto dell'ambiente. In questo la difesa sta puntando, sta lavorando e ripeto, comunque con l'ascolto dei territori e nella possibilità di risposta ai territori laddove è possibile. Per quanto riguarda le operazioni, le missioni, seguiamo molte a livello di Nazioni Unite, Unione Europea e NATO. Quale sarà l'evoluzione? Abbiamo avuto la recente notizia, siamo stati avvertiti che ci sarà un ritiro dall'Afghanistan dopo 20 anni, di attività. Qual è la sua opinione o come potremmo prendere nuovi incarichi, magari ha parlato prima anche di interesse nazionale, facendo come gli altri, magari seguendo oltre che i principi gli interessi del nostro paese. Allora, parlando sempre di interessi nazionali, noi dovremmo comunque essere chiari sul fatto che nelle missioni internazionali l'Italia deve essere presente e deve essere presente con la giusta considerazione di quel paese che siamo, un paese dove per quanto riguarda il numero di caschi blu è tra i primi fornitori di uomini e mezzi, per cui intanto ricordiamoci questo. È anche vero che noi dobbiamo fare i giusti investimenti per far sì che la nostra difesa sia dotata di mezzi e uomini che possono affrontare tutte le sfide in una ottica, in uno scenario in cui noi vediamo le dinamiche geopolitiche sono talmente in un'evoluzione che di fatto tutto l'assetto mondiale
in evoluzione e al quale noi dobbiamo stare molto attenti. I nostri interessi vengono comunque spesso minacciati, vediamo anche nell'area del Mediterraneo che cosa sta avvenendo con le varie forze che si stanno alternando C'è rimasta la nella Sicilia e la presenza, Sardegna, poi esatto, ci hanno preso tutto. esatto, nella presenza proprio nel Mediterraneo stesso, Mediterraneo dove comunque vede i nostri interessi, non solamente un esempio perché di cronaca recente, quello legato al tema della pesca, ma su tutto quello che passa sotto il Mediterraneo, che comunque è di vitale importanza per l'Italia. In tutto questo abbiamo il tema dell'Europa, il tema della sicurezza e della difesa comune, dove noi come Italia crediamo, ma in un sistema dove comunque ci siano un'equa ripartizione di oneri e di onori da parte di tutti. Io direi questo, direi che l'Italia c'è, è pronta a giocare la propria parte, a dare il proprio supporto in un'ottica, come ripeto, di uno scenario in completa evoluzione, dove noi possiamo anche essere i primi a subire eventuali problemi proprio conseguenti a questa evoluzione. In un'ottica di Europa, diciamo, quello che oggi può essere un pericolo per noi deve essere visto come un pericolo per l'Europa. Di fatto, la vedo in questa maniera e ripeto, la nostra presenza comunque nell'ambito delle varie missioni c'è, continuerà ad esserci. Il fatto del ritiro dell'Afghanistan dopo 20 anni è direi che anche in quel contesto i nostri militari si sono distinti per quella figura di supporto alla popolazione, per quella figura che ha ascoltato la popolazione, per quella figura vista come a protezione della pace. Preoccupa il fatto, nel momento in cui noi verremo via, che cosa potrà nuovamente accadere in quell'area. È anche vero che una volta ritirate le truppe ci dovrà essere comunque una vigilanza perché tutto rimanga tranquillo e questo è quello su cui dovremo lavorare nel momento in cui ogni soldato sarà di nuovo a casa. Se ne occuperà qualcun altro, ci sono già molti candidati. In conclusione, mi dà una definizione di interesse nazionale? Che cos'è secondo lei? L'interesse nazionale è un po' nel DNA del partito a cui faccio riferimento ed è voler tutelare quella che è la propria identità, quelle che sono le proprie radici, la tutela delle proprie imprese, la tutela della propria gente. Questo è per me l'interesse nazionale, oltre che la tutela la difesa dei propri confini. Il mezzo con cui arrivare alla tutela dell'interesse nazionale può avvenire in ogni contesto, in ogni settore dove noi comunque siamo in pratica. Nel settore in cui dobbiamo operare, per esempio io ho un campo e altri per il proprio ruolo, io ho un ruolo e altri per il proprio ruolo. Di fatto una difesa di questi concetti a 360 gradi è quello che è l'interesse dell'Italia stessa. Troppo spesso noi vediamo messaggi dove viene messo in discussione quello che può essere la propria identità, quello che può essere ma semplicemente anche gli interessi delle nostre aziende, a discapito, cioè facciamo magari interessi di aziende straniere a discapito delle nostre. La tutela per esempio del Made in Italy, con tutto quello che è la concorrenza straniera, dove comunque vede delle condizioni
differenti rispetto alle nostre. Io vedo anche, cioè, per parlare anche semplicemente del mondo del lavoro, con quello che è il costo del lavoro in Italia rispetto ad altri stranieri, ecco, la tutela di queste diverse sfaccettature che comunque fanno parte del nostro sistema paese, che con difficoltà cerca di tenere in piedi la propria economia, e oggi ancora di più con il discorso del Covid, ecco, la sicurezza nazionale secondo me è formata da tutti questi fattori. Poi, come arrivarci, ripeto, ognuno nel proprio ruolo deve andare a difendere quel pezzettino a cui fa riferimento, senza mai metterlo in discussione. Perché altrimenti, nel momento in cui tu vai a mettere in discussione un pezzettino, ecco, lì si va a aprire quel fronte dove si può infilare qualcuno e può far saltare tutto lo schema. Bene, speriamo la difesa difenda, dovrebbe essere uno dei primi strumenti. Diciamo, la difesa è sempre pronta, ritorniamo al discorso iniziale, a rispondere alle emergenze con le risorse che ha, ed è sempre disposta a rispondere nel migliore dei modi, per cui da quanto posso dedurre io, non c'è il problema della difesa nel difendere quella che è la sicurezza nazionale. La parte militare sa bene, anche perché i militari sono disponibili a rimettere la vita per la patria, per cui un concetto più forte di quello penso che non c'è, non solo la propria vita, ma molto spesso mettono anche le proprie famiglie in secondo piano. Forse si dà per scontato perché chi ricopre il ruolo di militare viene considerato come la persona che deve obbedire, ma non è proprio così, perché o dietro c'è una convinzione massima, o se no è un sacrificio talmente alto che nessuno è disponibile a poter soddisfare, per cui ripeto, la difesa c'è, ci sarà e ci sarà sempre, ecco, da questo punto di vista non c'è nessun dubbio a riguardo. Ne sono lieto, anche perché la prima cosa di cui hanno bisogno i militari è sentirsi con le spalle protette e non aver paura del nemico di una coltellata alle spalle del fare il proprio dovere. Quindi questa è la particolarità fino adesso è stata negli anni precedenti, quantomeno nel nostro paese. Ma io Quindi quello che ritengo, che secondo me un militare ha bisogno di sapere che il cittadino lo rispetta e che verso di lui ha massima stima e non lo vede come quell'elemento che può incutere paura o quell'elemento che è, tra virgolette, il parassita della società. Dobbiamo riportare le cose nel loro giusto livello, dove il militare deve essere ritenuto quella persona che è pronto a difenderci rimettendoci anche la vita. Questo deve essere il concetto che deve passare, il concetto che deve passare è che gli investimenti effettuati nel mondo della difesa sono investimenti che sono di interesse nazionale.